Semplice. Ah! Porca la miseria, aspetta! Aspetta! Crea? No! Ti sei dimenticato che... No! No, vi giuro, c'ho la scella che spuzza tantissimo. Salve avvocato! Ok, posso dire fin dall'inizio che questa è veramente una pessima idea. Salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti in questo episodio speciale extra di Raft. Hanno aggiunto una mod che ci permette di giocarlo in realtà virtuale e quindi, siccome io ho una leggera talassofobia, neanche tanto leggera, insomma, ho paura del mare, dell'oceano e di tutto quello che si nasconda là sotto, insomma, ci siamo capiti, mi sono detto, ma perché non terrorizzarmi direttamente in VR con uno squalo gigante pronto a sbranarmi la faccia e chi più ne ha più ne metta? Allora, prima di iniziare con questo episodio, e sì, fidatevi che dopo saliamo a bordo della nostra barconza, voglio fare un po' di cazzeggio, sarà un episodio tranquillo giusto per familiarizzare con i comandi e chi più ne ha più ne metta. Dicevo, prima di iniziare con questa puntata c'è un piccolo stacco pubblicitario di un paio di minuti e noi ci vediamo fra pochissimo. Signori, permettetemi di presentarvi le novità di Honkai Star Rail, il nuovo gioco di ruolo fantasy galattico multipiattaforma di Oyoverse, i creatori di Genshin Impact, che non solo è gratis, ma lo potete anche scaricare cliccando sul link in descrizione. È stato un successo con oltre 80 milioni di download in meno di 5 mesi, ma lo potete giocare sia da PC che su dispositivi mobile, infatti i salvataggi sono condivisi e sarà disponibile per PS5 nei prossimi mesi del 2023. Nella nuova versione 1.3 sarete testimoni dell'epilogo della storia di Zhang Wu Lufu. Sperimenterete anche una nuova versione dell'amatissimo universo simulato, pieno di mondi semiaperti in cui potrete cercare forzieri del tesoro, risolvere enigmi ed esplorare la storia di ogni NPC, scoprendo i segreti di ogni singolo mondo. Le vostre avventure vi porteranno a conoscere tanti personaggi affascinanti, con più di 20 personaggi giocabili, ciascuno con la propria personalità, storia da scoprire e caratteristiche uniche. Nel nuovo update incontrerete due nuovi fantastici personaggi a 5 stelle di cui vi innamorerete. Il primo è Imbibito Lune, uomo dal comportamento elegante e nobile, che ha padroneggiato la capacità di manipolare l'acqua e la vita. In combattimento è un potente personaggio DPS del Sentiero della Distruzione. Il secondo personaggio a 5 stelle è la fantastica Fu Xuan, capo della Commissione per la Divinazione, il Dipartimento di Elaborazione delle Informazioni dello Jiangsu Lufu. È una donna giovane e altezzosa, snella e delicata, ma esperta nella divinazione. Lei è un personaggio di tipo quantico del Sentiero della Preservazione, e la sua abilità principale è proteggere i suoi compagni di squadra in battaglia. Quindi non perdetevi tutte le novità della versione 1.3, dove vedrete la storia che continua la trama principale di Shansu, e sarà introdotta anche una modalità di gioco simile ai roguelike, in cui i giocatori dovranno affinare le proprie abilità e molto altro. Vi basterà cliccare sul link in descrizione e scaricare gratuitamente Honkai Star Rail, e riceverete 10 warp immediatamente. Inoltre, se effettuate il login per 7 giorni, potrete reclamare 10 pass speciali di Star Rail gratis, perfetti per ottenere Imbibitor Lune o Fu Xuan. Quindi non mi resta che augurarvi buon divertimento nel fantastico mondo di Honkai Star Rail. Yay, eccoci ritornati, che bello. Allora, per la mia grandissima gioia, ho creato una mappa pronta all'uso, ovvero è semplicemente una zattera con un paio di risorse, un po' di legno, un po' di plastica, che ci permetterà di affrontare i primi minuti all'interno di Raft in VR. Questa è la prima volta che lo provo in VR vero e proprio, quindi ti verrà la nausea e è scontato, quando quella zatteronza comincerà a fare oh. Ah, per inciso, sentirete l'audio strano perché ho un microfono appiccicato alla maglietta e la visuale trema perché non gestiamo la telecamera col mouse, ma la mia testa è la telecamera, ok? Quindi è impossibile tenerla ferma, mi sto muovendo nella vita vera. Yay! Buongiorno signori e benvenuti veramente su Raft in VR. Avvocato in VR! Ok, quello è un problema. Ok, datemi qualche secondo. Oh mio Dio. Siamo già addirittura d'arrivo con un'isola. Allora, le barrette sono sulla mia mano. Ma che figata che non è sta roba? Guardate, ho anche dei piedi. Ok, sto leggermente volando. Ma vabbè, non importa, sono cose che capitano. Come funziona sto codo? Aspetta. Non ho preso nulla, ma è comunque una figata assurda. Tenmi mezzo secondo. Che figata! Ok, dobbiamo cercare di arrivare a quell'isola in qualche modo. Aspettate che recupero un po' di foglie di palma. Olle. No, ragazzi, è un'esperienza completamente differente. Voi non ne avete idea. Soprattutto perché tra pochi minuti sicuramente l'avvocato arriverà a farmi bubussette. No, io in acqua non scendo. Oh, voi siete scemi nel cervello. Io c'ho un cago assurdo. Allora, fatemi capire. Così salto. Così mi abbasso. Perfetto. Il menu dov'è? Oh, eccolo qua il menu. Allora, dobbiamo capire come funziona il tutto. Come mi muovo fra gli oggetti del menu? Così, ok, ho la pagaia. Chiudi il menu.
Cosa faccio? Mi avvicino qua e... pagaio? No! Funziona per davvero! Aspetta! Pagaiamo verso l'isola! Ragazzi, l'audio sarà quello che è? Pazientate, perché non sbatto sul sasso. No, ragazzi! È gigantesca quest'isola! Ok, cerchiamo di attraccare qua. Oh, piano, piano. Ok, c'è la corrente che mi spinge in giro. Allora, mi ero preparato per l'episodio. Aspettate che devo familiarizzare con i comandi. Un paio di ancore di fortuna. Ecco qua, in caso di necessità. Allora, aspettate. E ora clicco così. Oh, ha funzionato anche meglio del previsto. Ora devo interagire, quindi devo afferrarla. No! E la lancio. Vai! Non ha funzionato. Vai! A posto! Ok, quindi siamo temporaneamente attraccati, che forse è la cosa migliore. Oh, fa troppo strano, gente, fa veramente troppo strano. Allora, datemi mezzo secondo che scendiamo sull'isola. Ah, che spettacolo! Barilo! Barilo, amico mio! Allora, aspettate, perché stai... smetti ad indicare, che maleducazione! Riequipaggiamo il nostro gancio, perché come ho detto io per adesso in acqua non ci vado. Ah, e qua ti dice quali sono le risorse che hai recuperato. No! Ok, aspettate, si saltava così, spadoinchete. Guarda questo fiore gigantesco! Come ho detto, è qualcosa di assurdo. Oddio, l'avvocato fra pochi secondi. Ma è gigantesco! No, ragazzi, è abnorme. È uber grande. È veramente un Rocco Edition. Aspetta, le mie barrette dicono che tra un po' dovrei andare a bere. Ok, dobbiamo craftare un martello da costruzione. Richiede delle corde. Aspetta, crafta corde. Perfetto, bellissimo l'inventario così. E abbiamo anche il martello da costruzione che... oddio, come si spostano gli oggetti? Così. Perfetto, dopo lo utilizziamo. Mi sono già givato una canna da pesca, un macete. Ah, mi ero dato delle bistecche. Sì, però non hai acqua, razza di idiota. Dovrei, appena possibile, craftare un depuratore semplice che richiede delle foglie di palma. Ne ho solo una. Allora, aspetta. Vediamo di equipaggiare. Lascia. Oh, che bellina che non è quest'ascia. Allora, aspettate che provo ad abbattere l'albero. No, posso proprio dargli i colpi io direttamente. Non serve che premo il pulsante. E olè, abbiamo abbattuto madre natura. Che cosa fantastica. Ok, fatemi... oh, posso correre così, perfetto. Esplorare il resto dell'isola. Sti fiori sono abnormi. Ma sono transgenici, è qualcosa di incredibile. C'è ancora una chest. Dobbiamo recuperare assolutamente quella chest appena... possibile, vai, ottimo. Vediamo cos'altro c'è. Per adesso cerchiamo di pensare alla sopravvivenza. Basilare. Non ho trovato neanche un po' di frutta a pagarla. Aspetta, io in teoria mi posso immergere qua. Il problema... c'è un gabbi, c'è un gabbi. Vediamo se riusciamo a colpirlo furbescamente. Ma buongiornissimo. L grip per raccogli cassa. C'erano delle assi, dei rottami e dei bolt. Lonino, devi darti una mossa. O qua muori di sete, porco canaglia. No, vi giuro, è iperstancante. A posto e... angurie! E vabbè, queste angurie sono grandi praticamente quanto le ruote di un trattore. Ok, raccoglio anguria col grip 1 e grip 2. Oh mio Dio! Aspetta, non mi sono dato un arco. Non mi sono dato un arco! Che sfiga, porca la miseria. Ok, ho il macete, ma non penso di poter saltare così tanto in alto. Allora, avvocato, come va? Dov'è l'avvocato? No, dico seriamente, dov'è l'avvocato? Ok, io torno a bordo della zatteronza, perché adesso non è una barconza, è una zatterina. È la tristezza fatta zattera. Allora, datemi un secondo che craftiamo il depuratore semplice. Ah! Porca la miseria, aspetta! Dov'è il macete? Dammi il macete? Ah! No, voi scherzate, è stato terribile. No. Concludo qui tutto. Oh mio Dio, datemi un secondo. Oh, no, è stato terrificante. Il tempismo! Sono appena ritornato. Ah, scusate. Giocatore professionista in VR, ma quando mai nella vita? Ah, ok, martello! Allora, come L trigger per le altre parti, quindi... Ok, mi piace quello che vedo. Allarghiamo di un cicinino la nostra zattera. Ho già finito le risorse. Ah no, perché siamo vicini alla... costa e quindi rompe i maroni. Aspettate, sbadoinchete, meglio che nulla. E mettemi un po' di piattaformine extra anche qua. Ok, siamo un cicinino più al sicuro. Oh no, stiamo per morire di sete. Ero talmente preso dalla storia dell'avvocato che mi sono distratto. Ok, allora questo... ma lo puoi piazzare dove ti pare piace. Mettiamolo tipo... aspetta. Lo volevo ruotare. No. Ma che figata assurda. Senti, sniaccalo. Aspettate che è difficilissimo lì per adesso. Ok, devo craftare una tazza vuota. Richiede plastica. Ce l'abbiamo. No, ma guarda la piccola sellina. Quindi così. La riempiamo di acqua salata, che riesco a vedere effettivamente. Versa liquido. Aspettate che non sbaglio. Ah, metti tazza di acqua salata R grip.
Ok, ce l'ho fatta. Ora come metto la legna? Devo mettere la legna lì sotto. Perché non mi dai il comando? Metti asse R grip. Ok. Devo ancora familiarizzare con i comandi, gente. Datemi un attimo di tempo. Aspetta, abbiamo l'anguria. Abbiamo l'anguria, non è un problema. E abbiamo anche la noce di cocco. Ma guardala che carina. R trigger, mangia. Ok, non ci saranno le animazioni, però le nostre barrette potete vedere che stanno salendo. Bastardo maledetto. Sono in super panico. Volevo visitare l'altro lato dell'isola, perché l'avvocato tecnicamente pattuglia questa parte. Siamo comunque... Oh, belli nutriti. Non ho ancora capito tuttavia come passare da un oggetto all'altro del menu qua sotto. Per adesso devo equipaggiare tutto sul primo slot. Allora, vediamo di bere l'acqua. Bevi l'acqua. Bevi. Ah, ogni tanto non mi prendo il comando, però ora siamo belli disetati. Allora, aspettate che riempiamo di nuovo. Poi versa... No, aspetta, versa liquido così. Ok, e lasciamo che la natura faccia il suo corso. I comandi di base sono difficilissimi da apprendere. Allora, abemus delle reti. Dovremmo metterle per adesso. Pusha via. Dietro perché non c'ho altro spazio. Ma casomai le piazziamo dopo. Non ho molta plastica. Tuttavia, vediamo di craftare una griglia semplice che ci richiede della corda. Oh no, ho finito le foglie di palma. Oh, ok, allora fatemi dare un'occhiata in giro. Perché, come ho detto, stanno calando le tenebre. Ah, è vero, mi ero dimenticato di te. Ok, mi butto in acqua. Oh no, oh, non mi piace. Non mi piace proprio per niente. Non mi piace proprio per niente. Come si afferrano le risorse così? Oddio, non vedo l'avvocato. Torna sotto. Porca la miseria, come faccio a scendere? Ok, preferisco... No, chiudi il menu. Ok, ho anche la barra dell'ossigeno. Prendimi la palma, non so dove sia l'avvocato. Oh, è super terrificante sta cosa. Ok, prendi le risorse, prendi la plastica. C'è una zattera laggiù. Oddio, dov'è l'avvocato? No, la mia talassofobia è over 9000 qua sotto. Oh, no. Torna sopra anche perché stanno calando decisamente troppo le tenebre. E vi assicuro che di notte questo gioco è ancora più terrificante di prima. Dov'è la mia zattera? Ma va che pezzo di... Avvocato! Ma per davvero? Ancora non so neanche come riparare il tutto. Pezzente maledetto. Posso craftarmi un letto? Ti prego, io vorrei andare a dormire. Letto semplice richiede foglie di palma. Che non hai, pezzente maledetto? Ok, non mi resta che ripartire. Quindi rimuoviamo per adesso la nostra ancora. La corrente dove mi spinge? È in culo. Facciamo che pagaiamo. E chi si è visto. Volevo pagaiare verso di là. Dai, pagaia. No, abbiamo completamente il vento contro. Volevo recuperare tutte quelle risorsine. Vai così. Bravo, Lonino. Best pagaiatore ever. Wow, abbiamo una spinta veramente assurda. Aspetta che mi schianto contro l'isola. Mi è completamente girato la zattera. Ottimo. Allora, dobbiamo piazzare... Oh, Gesù. Oh, marone. Assolutamente delle reti. Aspetta che intanto recupero... Come lo faccio? Non so come prenderlo. Ok, non so come prenderlo. Ok, per adesso le reti, signaccamele qua dietro. E voilà. Ne avevo 5, ne avevo solo 4. Chissà perché ero convinto di averne 5. No! Avvocato, lei ha fatto anche troppi danni. Oh, finalmente stanno funzionando. Dicevo, ho fatto anche troppi danni per questo episodio. Ecco qua. Dicevo che ne avevo 5, marone, il martello era anche troppo grande. Allora, aspettate che mi serve quella, quindi... Come la prendo? L'ho presa? Ok, l'ha presa direttamente la rete, meglio così. Oh, il cibo! Aspetta, mi ero givato anche delle bistecche di avvocato. Wow! Questa è una signora bistecca di avvocato. Ok, questa dovrebbe riempirci veramente un sacco. Teniamone una da parte in caso di necessità. Fatto sta che se vogliamo sopravvivere... Ma guardala, la canna da pesca! Sì, dobbiamo pescare. Ragazzi, mi spiace se queste riprese sono un po' scure, ma... finché non recupero abbastanza foglie di palma, e qua ne ho solo una, siamo belli che fregati. Vabbè, intanto recuperami questa, prendi della legna, meglio che nulla. Allora, vediamo un po', credo che per pescare si faccia così. Non era quello che mi aspettavo, ma va bene comunque, aspettate che... Volevo prendere il resto delle risorse. Ok, pazientiamo, fin tanto che non vediamo il coso muoversi. Olè, ho preso qualcosa? Un pampo, wow. Aspetta, avvocato, dove vuoi il macete? Macete, sposta macete, sposta macete, avvoca, pezzo di erba! Lasciamo stare, aspetta che c'è barilo. Barilo, no, devo chiudere il menu, ecco perché non funziona. No, aspetta! Oh, no, sto facendo prendere dal... Super panico, vai. No, è una truffa. Vabbè, c'è il cugino di barilo. Ma veramente? Ma, dai, devo... Lancia di più. Ricordami che ho tipo una spalla completamente fuori uso. Oh,
Progetto del ricevitore. Tua nonna al progetto del ricevitore. Avvocato, si deve levare dalle balle. Ok, altro barilo. Perché sto droppando risorse? C'ho l'inventario pieno. Buttami il progetto del ricevitore e recuperami qualunque cosa sia quello. Progetto dell'antenna. Ah, beh, giusto. Ok, abbiamo tutti i progetti per proseguire con la trama. Che è proseguire con la trama? Mi sta recuperando i progetti. Butta via. No, io su quella non provo neanche a salirci. Ok, ok, Lonino, stai andando un attimino in panico? No, non si nota minimamente che sto andando in panico. Allora, devo craftare quella griglia, quindi mi servono delle corde. Ottimo, crea la griglia. Spostala nello slot numero... No, riprendila. Esperienza traumatica, gente, esperienza molto, ma molto traumatica. Olè, abbiamo sulla griglia. Sgnacaci dentro delle assi. Ok, recuperiamo il pampo. Cioè, no, ragazzi, guardate quanto è piccolo il pampo. E lo sgnacco lì, no, sbagliato tasto. Me lo sono mangiato crudo. Me lo sono mangiato crudo! Oh wow, almeno adesso i progetti li posso vedere in 3D. Ma che bel progetto in 3D, me lo puoi buttare via? Non ne posso più di sti cocchio di progetti. Oh, addio. Oh, l'anguria si è rimpicciolita nel frattempo. Allora, vediamo di nutrirci con questo meraviglioso frutto. Oh, meno male, come siamo messi? Direi che ce li pappiamo tutti. E chi si è visto, si è visto. Ok, dobbiamo cercare di recuperare un po' di risorsine, tipo le palme, perché mi serve assolutamente un lettuccio in cui dormire. Wow, ok. Ora che il mare è agitato, barillo. Sì, barillo tua nonna in cariola. Sto passando veramente un brutto quarto d'ora. Mi sta venendo su tutta la colazione, porca la miseria. Oh mio Dio, per fortuna che ho registrato questo video al mattino e non la sera dopo cena. Che succede? Ah, per secondo credevo di essere affamato, assetato o altro. Avvocato? No, aspetta, tieni fuori il macete. Ah, teniamolo sull'ultimo slot, così so sempre dove sono gli oggetti più importanti. Guardalo quanto non è grosso, porca la miseria. Quando vengo colto inevitabilmente dal panico. Ma questo perché non me le fa prendere? Se ho un oggetto in mano non riesco a prendere. Forse mi devo abbassare di più. Mi devo abbassare così? Vediamo un po'. No, lo vedo. Maronne, quanto non sei grosso. Ok, ok, abbiamo salvato la rete. Meno male. Però questi me li prende. Vabbè, aspettate che non mi ruotava più la telecamera, non si sa perché. Allora, abbiamo un'isoletta laggiù che potrei provare a raggiungere. Ma questo vuol dire che devo pagaiare come non ci fosse un domani. Vediamo un po'. Sì, ma così mi distruggo tutto, porca miseria. Ah, i miei piedi sono di nuovo allineati correttamente col terreno. Yay, che bella cosa, pagaia. Pagaia, aspetta, mi abbasso nella vita vera. Ah, non mi sentivo più il culo, porca la miseria. Ah sì, aspetta, non c'ho l'ancora fissa. Ok, come non detto. Ok, isoletta, se tu piacere conoscerti, lasciamo stare. Almeno abbiamo recuperato un troppo di risorse. Respira, allora, ti serve un vaso da coltivazione, quindi crafta un pochettino di corde. E piazziamo volgarmente qua il nostro vaso da coltivazione. Allora, ho visto che avevamo 4 patate, va. Va, che spettacolo. Piantale direttamente qua. Ho visto Gabby che passava intanto. T'ho visto, furbacchione. E giustamente le dobbiamo irrigare con l'acqua che io ho qui. Aspettate. Grip, riempi con acqua dolce. Perfetto. E no, versa liquido. Devo avvicinarmi e fare grip. Annaffia le coltivazioni. Ok. È più complicato del previsto perché ti devi fisicamente, ora l'ho capito, avvicinare al tutto. Il mare si è placato. Forse l'isola la potevo raggiungere, dannazione. È che purtroppo la nota zatteronza continua a muoversi, è inevitabile. Che poi siamo onesti, a guardarmi sembro uno che è la prima volta che sta giocando a Raft. Ok, abbiamo altre foglie di palma, marò. Perché quelle non me le sono givate all'inizio, porca la miseria, quando ho preparato il tutto. Ok, doveva essere solo un test, ma ammetto sto cominciando a gasarmi parecchio. Aspetta, provo ad abbassarmi un po'. Ve l'ho detto, vi dovete abbassare. È tutto molto più realistico. Però sta cosa che la corda si allunga mi piace troppo. Come tu, mi spiace se l'audio e le riprese non sono eccezionali, ma ragazzi, è un episodio speciale. No, non farò un'intera serie di Raft in PR, perché farei tanta di quella ginnastica che, porca la miseria, divento un culturista del mondo virtuale. Però è interessante, ribadisco, è un concept interessante poter guardare tutto più da vicino. Aspettate che mi si stanno sminchiando i piedi, ma insomma ci siamo capiti, non vedo l'ora di tornare a bordo della barconza. Come faccio a lanciare più distante? Vabbè, prendo quel pezzo di plastica e mi accontento. Salve signora, lei vuole venire in viaggio con me? Dica di sì. Perché non l'ho presa? Perché non l'ha presa? Aspetta! Barilo sì, barilo lo voglio. Barilo is love, barilo is life. Ok, meglio che nulla, le nostre barrette sono abbastanza buone. Le patate sono pronte, sembrerebbe ancora di no, dobbiamo pazientare. Tanto finché sono in zona il Gabby non ci si può... No, aspetta, quest'altro, questa. Qual è il tasto? Ok, dicevo, il Gabby non ci si può avvicinare. No,
A me il legno piace. Ah, foglie di palma, foglie di palma. Adesso ho fatto i big lanci lunghi. Ma per davvero? Ok, dovremmo averne a sufficienza. Però aspettate un secondo. Faccio il... Oh, ho sentito il crack della mia spalla. Voi non l'avete sentito, ma... Dai, dai, dai. Sì, sì. Barilo. Ah, mi sono fatto uber male. Super mega male. Wow, 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 sono precipitato. Sono precipitato attraverso la zattera. Aspetta. Mi sa che sono disallineato rispetto alla zattera. Quindi quel punto lì non è sicuro. Ok, una cosa per volta. Ora recupera l'acqua dolce. Bevi. Ha bevuto? Ok, ha bevuto. È che non si vede molto bene, no? Cioè, sì, si vede che c'è l'acqua dentro. Ti fa comunque venire un minimo di dubbio. Le patate sono pronte, aspetta un secondo. Ma non voglio bermi le patate. Cosa poi c'è qua dentro? Non ci dovrebbe essere nulla. Non ho capito perché dica bevi. Mi dà comunque il comando. Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. No, 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 no. 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 L'odio, l'odio, quanto l'odio. Il paradiso del barile, voi non ci avete idea. Allora, in teoria dovrei poter craftare altre reti. Osservio il progetto, c'è un vuoto di memoria. Oh, non me lo ricordo. Ok, allora datemi un secondo perché dobbiamo recuperare tutto quel bandilon. Quanto c'ho di barretta, posso resistere ancora un po'? Eh sì, Lonino, ma c'è l'inventario pieno, porca la miseria. Allora, aspettate un secondo, purtroppo dropperanno a terra, temo. Crafta delle corde, ok, ottimo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo il barilo, lo vedo il barilo. No, ti prendo io, ti prendo io. Ok, barilo preso. Ah, ve l'ho detto che droppiamo le risorse. Posso craftare una chest, contenitore piccolo. Crea. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ti stai impanicando? No, davvero. Dimmi qualcosa che non so. Ok, libera uno slot qua dietro. Oh, aspetta, forse uno di questi è il mio contenitore piccolo. Cacchio! Cosa ho preso? Cosa ho preso? Un pacco regalo, che bella cosa, sono proprio contento. Che bello. Ok, aprilo, aprilo velocemente, aprilo velocemente. Oh, hai appreso la frase motivazionale, l'oggetto più inutile della vita. Ok, contenitore piccolo ce l'abbiamo. Ok, sgnaccamelo per adesso qui. Oh, marone, e ho perso tutti i barili praticamente. Sono il peggior survivalista in VR. Mai avuto tanto panico. Ok, raccogliamo le patate a sto punto. No, Ciccio, stai calmino, porca la miseria. E vediamo di ripiantarne almeno tre, ovviamente. E il resto cerchiamo di cucinarlo. Meglio che nulla, questo passa il convento, purtroppo. Ok, ok, meglio che nulla. No, non ce la puoi fare, non ce la faremo mai in nessun universo parallelo. Ok, allora vediamo di interagire con il contenitore. Barilo, barilo. Ok, non ho droppato a terra nulla, porcaccia la miseria. Dicevo, oh che bello, puoi vedere dentro il contenitore. Trasferisci i sassi, metti questo, metti i lingotti che a sto punto non mi serviranno a nulla. I semi. Un altro pacco regalo, aspetta che faccio l'unboxing de novo, veloce che sono di fretta, le rose. Ma porca la miseria, ma stra super, porca la miseria che non me ne va giusta una. Ok, nel frattempo la patata è pronta e wow, è la patata più bella che io abbia mai visto in VR. Aspettate che intanto vedo di pescare qualcosina. No, l'avocado non lo voglio pescare, l'avocado lo voglio far soffrire tantissimo. Una tilapia cruda, tilapia cruda è bella grossa. Allora aspettate che recuperiamo la patata e vediamo un po' quanto è grande veramente la tilapia. Wow, questo è un signor pesce, che spettacolo, dimmi che la puoi mettere lì. Oh, meno male, mettici altri assi di legno. Ok, ok, stiamo procedendo a stento, ma stiamo procedendo. Che succede, perché sono lento? Oh, hai fame, è vero, mi ero completamente dimenticato di nutrirti. Abbiamo la bistecca dell'avvocato, vai. Come si spostano i cosi, aspetta, aspetta. Asunde, ho sbagliato tasto. No, 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 no. Ridami. Oh, che bel lancio. Sì, ma che mira di merda, però. Per una volta che faccio un lancio decente, io con te non ci gioco più in VR. Ma dai. Ho visto cose in lontananza, c'è un'isola laggiù. Prendi almeno la plastica, grazie. Lonino, ti ricordi quella volta che non hai irrigato i campi perché sei un imbecille? Sì, era proprio questa volta qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Spado. Devo avvicinarmi di più? Perché non si irrigano? Che ho fatto? L'ho bevuta. L'hai bevuta, razza di idiota! Ma porca la miseria, scusate. Scusate. Ok. È che sto cominciando a volare sempre di più. Allora, datemi un secondo che provo a risincronizzare la mia posizione. Ma no, non abbiamo risolto nulla. Questo è un problema. Aspetta, posso abbassare? È vero, posso abbassarmi così. Mi sono dimenticato che... Ah, c'è la scatola! Ok, ok, Lon, c'è un'isola anche laggiù. Ci sono tante cose, non mi dire che potevo craftare la vela. Ti sei dimenticato che... No, 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 no. Aspetta, aspetta, pezzo di erba, maledetto. Grazie, molto gentile da parte tua, queste le prendo io. E non mi restano più reti praticamente. No, ho buttato a terra le cose. Questo credo che sia l'episodio con più fail di tutta la mia coppia di vita. Ok,
ora devi capire, abbassati, ok, ora metti qua e fai grip. Oh, ce l'ho fatta, non sono un coglione completo, sono al 99,8%, aspetta, mi abbasso, quindi ora ho preso le risorse. Eh sì, però tua nonna è in cariola, aspetta, dove, aspetta, ho preso anche dell'acqua di mare, no, volevo, ci rinuncio. Oh, finalmente posso craftarmi il letto semplice, mi servono solo dei troppi chiodi, Lonino. Ne servivano decisamente molti di meno. Il problema è che lo spazio comincia a finire, quindi datemi mezzo secondo, perché c'è l'avvocato di M, che se sta a magna tutto, vediamo un po' se posso... Ah no, a legno siamo messi super bene, perché è l'unica cosa che ho raccolto, praticamente, più quello ghivato, aspetta, prendi, perché non lo prendi? Ok, prendi, ok, marò, devo essere proprio attaccato al culo. Altrimenti non riesci a... Gabby! È un Gabby super grande! È un Gabby super grande! No! Cioè, era una bestia di... Non è un gabbiano! Cazzo, è un cigno praticamente quella roba lì! Ok, allora aspetta che... mi sono dimenticato di... Dovrei... No! Se non becchi esattamente il pixel, sei bello che fregato! Ok, quanta... Ok, mi nutre? Meglio che un calcio in faccia, praticamente! Perché questa qua non è pronta? No! Non c'erano le tavole di legno sotto, però la tilapia è molto pronta. Ok, fatemi almeno nutrire un... No, aspetta, Lon, piazza quel cocchio di letto, così almeno puoi dormire. Allora, magari non troppo vicino al bordo. E olè, va che spettacolo. I migliori materassi solo dal telone. Ok, ora possiamo dormire. Oh, ed è l'alba di un nuovo giorno. E quella è un'isola molto grande. Allora, datemi mezzo secondo che... No, avvocato, non mi restano più reti praticamente. Se è andata a magnare tutte le reti, dovevo metterle davanti col senno di poi. Ma poi avrebbe morso davanti, perché l'avvocato è un grandissimo pezzo di erba. Beh, questo dovrebbe nutrirmi un sacco, vediamo un po'. Magna. Definiamo un sacco. Ok. Prendi i barili, Lon, o cerchi di andare... Porca miseria! Oh no, ho fatto una cazzata! Non lo faccio più! Allora, aspetta un secondo, com'è che si girava così? Ok, lo vedo, ma continuo a sbagliare tasto nonostante tutto. Ok, barilo 1. E dopo provo a dirigermi verso l'isola. No. Ok, l'ho preso comunque, va bene. Aspetta, no, io ne apro il secondo. Io non mi faccio smangiare il culo dall'avvocato. Più di quanto lui non abbia già fatto, porca la miseria. Fatto sta che Lonino, o scendi sull'isola, o ti procuri il cibo in altro modo, perché qua siamo nella M più totale. Ok, sto tenendo premuto il pulsante per rimanere basso, perché nella vita vera mi ero già abbassato. Aspetta, questa spalla mi fa malissimo normalmente, quindi immaginate quando la sforzo così tanto, cosa potrebbe mai andare storto? Aia, la spalla! Ti pare il momento! Ma ti pare il momento? Levati! Pezzente! Ok, siamo abbastanza vicini, cerchiamo di attraccare lì. Aspetta, come funzionava sto coso? Così? Ok, perfetto. No, un po' più... Porca la miseria! Lancialo! Dovrebbe attirarmi verso... Ok? No, non sono minimamente impanicato, ragazzi. Whee! No, più Wii verso la terraferma. Ah, facciamo che io resto qua e tanti saluti. Davvero, chi cocchio me lo fa fare di ritornare dall'avvocato che, mentre io sono qui, ovviamente, si smangerà la mia cocchio di zattera. Allora, vediamo di recuperare anche un po' di mango, che tanto schifo non mi fa. Grazie, molto gentile. Oh, vi giuro, sono sudato, ma sudato come mai prima d'ora. Perché ho avuto la bella idea di fare rafting VR, porca la miseria. No, perché sono così lento? Perché sei assetato? Cos'è che stavo dicendo? Sì, è un'esperienza veramente incredibile. Mangia. Ok, ci siamo ripigliati un cicinino. E che altro posso mangiare? E nulla, Lonino, non c'è un cazzo. Siamo onesti, aspetta. Angurie? No, fiori. Ti mangi i fiori, Lonino? Ho capito, survivalista disperato. Ho visto angurie. Mia assolutamente. Me la cucino anche l'anguria se necessario. E mia anche questa. Perfetto, mio Dio. Non ero così disperato neanche quando ho registrato Raft la prima volta nel 2017. E che cocchio. Ho preso tutto, perfetto. Non mi faceva schifo qualche altro frutto dell'amor? Ma vabbè, dettagli. Che dite, mi immergo là sotto? No, io non mi immergo là sotto. So che voi volete che io mi faccia smangiare il culo. Ok, lo faccio. È che è difficile nuotare in VR, ok? Voglio essere onesto con voi. Non è perché ho paura, ma quando mai nella vita mi sto cagando in mano.
No. Devi essere veramente... Cioè, mi devo mettere il menu qua davanti, gioco? Che non vedo niente in VR. Ok, scendi là sotto. Oh, ok, non è così. No, fa strano, mi sembra più di volare che di nuotare. Ok, ho visto il mio piedino. Recuperiamo un po' di alghe. Oh, ma non è la barretta dell'ossigeno, Lonino. La maledettissima barretta dell'ossigeno. Aspetta che recupero questa. Vai, come funziona? Come faccio? Non funziona. Non so come funzioni sto coso sott'acqua. Ok, tornami in superficie. In realtà, ora vedo anche dei granchietti che si muovono sul display. Non so se ci fossero anche... normalmente, ma non li ho notati. Gabby! Oh, tu Gab! Aspetta, mi sono appena ricordato delle patate. Ora abbiamo lasciato indietro le patate, gente. Non troveremo assolutamente nulla. Oh, maronnissimi. Aspetta che recupero dei rottami. Come si recuperano i rottami? Così? Così? E dai, dammi i rottami. Non lo so. Ok, mi sta salendo il panico. Guarda che c'è anche del rame laggiù. No, vi giuro, c'ho l'ascella che spuzza tantissimo. Non immaginavo di fare così tanta fatica. Il mare è molto realistico, onestamente, eh. Perfetto, ho abbattuto anche questo. Oh, state ronza. Sono fatto male? No, per fortuna no. E mi ha inciulato una patata. Nel frattempo il bastardo mi ha inciulato una patata. Porco cane. Porco avvocato. E mo basta veramente. No, non capisco come funziona il martello. Sto premendo tutti i tasti, ma non mi dà il corrispettivo menu. Wow! Oh, ok, ho trovato il diario. Che carino che non è il diario. C'è la foto che si bugga perché non è previsto che io la veda dall'altro lato. Ma... vabbè, ok. Sì, però mi serve il menu. Oh, wow! Ho capito come si ripara! Ok, perfetto. Bisogna premere il pulsante della visuale. Quindi faccio così. Ah! Ok, aspetta che riparo le reti, perché senza siamo belli che morti. A parte che io vorrei anche tipo interrompere l'episodio. Cioè no, vorrei andare a guardare la nostra barconza appena possibile. Signori, sono... non sudato di più, guardatemi mezzo secondo perché... oh, mi devo veramente riprendere. Fatemi vedere cos'altro possiamo craftare, perché essendo all'inizio, ovviamente. La vela! Allora, aspetta che la crafto, perfetto. Vediamo di piazzarla... oh, maron! Oh, porca la miseria, è gigantesca! Ok, quindi... segnacala lì. Wow, è abnorme. Allora, aspettate, R grip, apri, così. Wow, ok, e come facciamo? Così, più così per ruotarla, bello. Bello. No, davvero, in VR è gigantesca, l'odia la vela. Ok, oh marone, piove. No, in che va bene, perché vuol dire che... ah già, le patate le ho raccolte, stupido idiota, ripiantale così. Passivamente si dovrebbero irrigare, perché non si irrigano? Irrigatevi patate. Ok, grazie, molto gentile. Questa tienicala qui, perché io fra pochi minuti muoio male di fame, come solo il telone sa fare. Allora aspetta, bevi R trigger, vai. Hai bevuto? Bravo figliolo. Sta cosa del bicchiere non la imparerò mai in nessun universo parallelo. Allora, facciamo che togliamo l'ancora. Rimuovi. Perfetto, e ripartiamo all'avventura. Sì, il problema è che non so... salve avvocato! In che direzione mi spinga il vento? Quindi dobbiamo craftare la panderuola che piazziamo... se la metto qua l'avvocato se la magna. Vabbè, non importa, segnacela lì. Ok, siamo a favore di vento, quindi questa è un'ottima notizia. Arrivederci isoletta, finalmente posso fare le gesture che mi mancano effettivamente. Quello che piace del VR è che posso gesticolare. Ok, questo non è un gioco nato per il VR, quindi le mie dita non si muovono. Ma insomma ci siamo capiti. Allora, abbiamo queste, ma non ci faccio nulla perché ci servirebbero i mattoni e tutto il resto. Ok, aspettate che allargo un ciccinino la zatteronza, così magari l'avvocato si mette a smordere queste parti e non le altre, magari lascia stare le mie cocchio di reti. Guarda, siamo rimasti con tre reti. Un lancio figo, non ci credo nemmeno io, aspettate. Gabby, porca la miseria, ma sei un pezzo di Gabby! Ma no, aspetta, barino. Un altro lancio figo. Olle, ottimo, mi serve plastica, mi serve tanta. Perché adesso faccio i lanci fighi? Eh sì, però è passata sotto l'onda. Dai, ditemi se non è un gomblotto. È uno stracocchio di gomblotto. Allora, volevo fare una cagata e craftare un tavolo. Yay, fatemelo vedere in VR. Ah, grosso, in effetti. E craftato con materiali di fortuna, mi serve una poracitudine. Ci mettiamo anche una sedia. La possiamo mettere, non è un problema. Aspettate che è così, più con là. E la sgnacchi tipo lì. Non ci posso anche sedere, il gioco dice non ci sono problemi. Ok, l'effetto in VR è quello che è. Però, oh marone, sto volando. Avvocato, aspetta. Dai. Non ci gioco più con te, Raft. Cos'è che manca? Plastica. E ti pareva. Aspetta, non ne ho abbastanza.
Ma dai, ma no, 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 basta così, basta così. Mi sono traumatizzato a sufficienza. Come si ritorna? Salva il mondo e torna al menu principale. E mo basta veramente però. Ah, mio Dio, che stanchezza. Io devo anche editare tutto sto video entro ora di pranzo. Ok, avvocato not included. Io provo, gente. Non faccio promesse. Ed in effetti eccoci ritornati a Caravan Town. Wow, stavolta si vede che ho l'armatura addosso. Ma va? Si vedono anche le pinne. Sì, sto ancora volando, ma vabbè, dettagli. Sono cose che capitano. Porca miseria, quanto è grossa Caravan Town. Vedo le appine, si vedono tutti i dettagli in maniera assurda, vi giuro. Sì, tra un attimo mi giro verso la barconza. E wow! No, vabbè ragazzi, in VR è uno spettacolo, cioè la dobbiamo ancora tinteggiare e finire. Voglio salirci a bordo senza farmi mangiare il culo dall'avvocato. Qualcuno ha visto l'avvocato? In questo punto è molto vorace purtroppo per me. Allora, Ronino, prendi la rincorsa e salta, prendi la rincorsa e salta. Hai sbagliato a prendere la... Oh, salve avvocato, salve avvocato, salve avvocato, salve avvocato, salve avvocato, salve avvocato. Come va? Tutto bene? La famiglia? No, 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 e poi no. Mai più, disse Lon, mai più, e sto per morire di sete. Allora, queste sono reti piene zeppe di monnezza. Che spettacolo. No, vabbè. No, vedo le appine da qui, attraverso le pareti. I nostri fonditori. Quindi adesso posso guardare. Oh, cos'è? Ah, mi sono spaventato da solo. Sì, ci sono le gambe che impazziscono. Datemi mezzo secondo. Posso guardare anche il sotto. Posso guardare anche dentro. Aspetta, recupera questo. Vabbè, adesso abbiamo l'inventario pieno. Sì, posso vedere in qualunque direzione. Bello, 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 bello. Una fonte di ispirazione. Cosa c'hai, ciccio? Allora, ci avevi sette. Beh, voglio sperare che questo The Long Gamer sia pieno zeppo di risorse. Bevi, 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 bevi. Ok, direi decisamente molto meglio. La macchina per fare i colori. Ma dai, il nostro tritatutto. Ci metto la manina dentro. Cosa che non posso fare normalmente. Le nostre bellissime chest. Poi vediamo un po' se si vede. Si vede dentro. Si vede dentro. Bello, bello, bello. Il telone a prova. Il banco da ricerca. No, posso vedere attraverso la lente di ingrandimento. Come detto, queste cose. Ok, non ingrandisce, ma insomma ci siamo capiti. Queste sono cose che non posso fare normalmente. Wow. Ok, voi non lo percepirete, ma la testa del cinghiale è abnorme. No, vi giuro, gente, è qualcosa di assurdo. Guarda le roselline, che carine. Oh mio Dio. No, davvero, gente, vista in VR, la barconza è veramente uno spettacolo. Ma guardalo l'orologio. Non ci credo. Ah, sì, sto usando il mio computer principale, quindi ho riattivato anche le luci e le ombre, perché qui girano con uno spettacolo. Wow! No, l'avvocato e l'orso sono... Ciccio, vuoi bere un attimo?